Ciao amici, ben ritrovati. Allora, oggi vado a fare una torta. Una torta, guardate un po'. Ho ancora la ricetta, una delle torte che ho imparato, una delle prime che ho imparato da ragazzina e ce l'ho ancora scritta qui in questo vecchissimo libro di ricette macchiato di cucina. Un quaderno molto molto vissuto dove io ho sempre scritto le mie ricette quando non c'era internet. Ok. La famosa torta di ricotta che in tanti conosceranno. E ogni volta tiro fuori questo quaderno perché gli ingredienti di questa torta vanno messi in fila, proprio in ordine, come sono scritti. È una torta buona, buona, buona. Qualcuno la conosce come la torta alla robiola, però questa è con la ricotta e con le mie varianti. E così, quindi viene fuori un po' come una cheesecake cotta. Assomiglia molto. Allora, tutte le cheesecake cotte o crude hanno come base i famosi biscotti secchi o biscotti digestivi per fare la base. Allora, intanto vabbè, serve una tortiera cerniera. Secondo me qui proprio è necessaria perché dopo da togliere è veramente difficile. Metto un foglio di carta forno, io ne vado a fare due, neanche tante oggi. Metto un foglio di carta e vado a chiudere la tortiera. Così. E voilà, e sono due. Le metto lì. Allora, di solito, come dicevo, si usano i biscotti secchi, cosa che io ho smesso. Intanto i biscotti secchi sanno un po' di meno, ecco, come devo dire, hanno un sapore un pochino più neutro, così. Io cosa faccio? Per prima cosa, chi ha dei figli mi capirà, faccio il giro dei biscotti di casa, nel senso, sapete i figli che mangiano i biscotti nei sacchetti e lasciano sempre tutti quelli rotti, tutto quello sbriciolamento? Ecco, quando si fa le cheesecake è un'occasione per radunare tutti i biscotti rotti o rimasti nel fondo dei sacchetti per utilizzarli, perché le basi per le cheesecake o questa torta vanno bene qualsiasi biscotto, tranne i savoiardi, ecco, vanno bene un po' tutti. Quindi io dal mio giro di recupero dei sacchetti dei biscotti dei miei figli ho raccolto questi, perché per una torta ce ne vanno 200 grammi, io ne vado a fare 400 grammi perché vado a fare due torte. Il resto aggiungo biscotti al cacao. Io uso questi qui adesso, questi gran cereale al cacao. Li preferisco perché hanno un po' di noccioline, mandorline, insomma, c'è un po' di. In una torta che viene tutta così morbida, la base così, secondo me, ci sta molto meglio che i soliti biscotti digestivi secchi che sanno di poco. Ok, quindi partiamo con questa base di 400 g di biscotti e 200 g di burro fuso e poi vado a passare a frullare tutto nel robot e come le classiche cheesecake andiamo a stenderlo dopo. Vado a frullare i biscotti. Eccoli qui, vedete i biscotti sono così, ci sono le noccioline in mezzo. Vado a rovesciare nelle tortiere, io ne devo fare due, per cui faccio una metà, la faccio a occhio la metà, non sto a pesare. Sì, sono un po' più sbricioloni, diciamo, del biscotto secco, il biscotto tipo l'oro saiba o i digestivi, però con il burro dopo si unisce tutto. Anche perché è una torta che dopo deve stare in frigo. Voilà. Poi con le mani, casomai ce le bagniamo un pelo, andiamo a stendere. Potete fare anche col cucchiaio come fanno vedere i video, ma cioè si fa prima così. In questo modo andiamo a stendere tutto. Con la mano è molto più veloce che col cucchiaio. Così. Ora faccio anche l'altro in frigo tutti e due, poi prepariamo la base di questa buonissima e golosissima torta. Così si presenta il fondo.
con tutte le noccioline dei biscotti, quei cereali al cioccolato che vendono ovunque. Ok, ora facciamo l'altra parte, intanto che le tortiere con il fondo di biscotti sono in frigorifero per indurirsi. Intanto prepariamo il ripieno della torta. Allora, è una torta di ricotta, per cui ci va la ricotta. Mezzo chilo di ricotta. Tenete presente che io faccio due torte. Uso la planetaria, ma vi dico, è una delle prime torte che ho imparato da ragazzina e l'ho sempre fatta con quelle fruste elettriche. Quindi ora uso la planetaria, ma si fa benissimo. Mezzo chilo di ricotta. 200 grammi di zucchero, 6 tuorli, quindi le uova le ho separate, gli albumi perché dopo andranno montati. 6 tuorli, 2 grammi di farina. Litro di panna fresca. Allora, per una torta ci va mezzo litro di panna, quindi è una torta bella, insomma. La dieta qui. Quindi un litro di panna fresca, quella proprio da montare, però non la si monta. Poi ci va un cucchiaio, due di succo di limone. Io l'ho già spremuto, questi sono limoni di Sorrento, quindi vado a mettere, e poi vado a mettere due bustine di vanillina. Monto tutto con la frusta, non da montare la panna, da amalgamare bene tutti gli ingredienti. Se voi lo fate a mano, lo fate con la frusta a mano. E voilà. Monto tutto, poi dopo va messo sopra le torte. E si montano gli albumi a neve. Nel frattempo accendiamo il forno a 160 gradi perché questa torta dovrà stare in forno parecchio, un'ora e mezzo, lo so, visti i tempi, ok, però se si vuole fare sta torta ci vuole il forno. Quindi dovrà stare in forno un'ora e mezzo a 160 gradi basso. E quindi si può accendere il forno, vado a montare questi, dopo monto gli albumi e faccio vedere quando li vado a unire. Voglio farvi vedere, ecco, com'è la consistenza. Vedete, è abbastanza liquido. Viene un ripieno proprio abbastanza liquido. E lui deve essere così. E voilà! Allora, ho montato i 6 albumi a neve fermissima. Ho travasato prima l'impasto in un altro contenitore per liberare la planetaria. Ho tirato fuori le tortiere, vedete se sono indurite. Sono belli duri. Ok, ora vado ad aggiungere un paio di volte, eh. Non così. Vado ad aggiungere gli albumi, il classico dall'alto verso il basso, in questo modo. Questa torta assomiglia anche un po' a una bavarese, ecco. Gli albumi, vedete come sono montati fermissimi? Vi dico un consiglio quando dovete montare gli albumi perché vengano benissimo. Vabbè, a parte le uova devono rigorosamente essere fuori frigo. Ma se voi passate sotto l'acqua calda il contenitore dove andate a montare gli albumi, che sia la planetaria o una ciotola, che usate, guardate, non si staccano, che usate per fare il dolce, un qualsiasi contenitore che voi usate per montare, insomma, se lo passate sotto l'acqua bollente, gli albumi vi verranno montati molto molto meglio. Ok. Appoggiamo lì, scusate, mi pulisco le mani. Ok, e andiamo ad amalgamare bene. Io questo giro non la mangio, ma finito il digiuno me la rifaccio perché questa io ne vado pazza.
questa qui, fate un figurone. Allora, questa qui, intanto vi dico due cose così, per chi si trova come me, a volte tanta gente, o dovete lavorare e volete fare questa torta, avete una cena, avete, insomma, occasione di farla, ma il tempo è quello che è, potete fare la base senza gli albumi montati, prepararvi le tortiere, fare la base con la panna come abbiamo fatto prima, coprire con la velina, mettere in frigo, il giorno dopo montare gli albumi, unirli e in un attimo avere una super torta, vedrete, è strabuona. Penso sia una torta molto conosciuta perché, ripeto, io andavo molto di moda proprio quando ero una ragazzina, ma il mettere i biscotti al cioccolato con le noccioline, insomma, ok. Prendo le mie tortiere e glielo andiamo a rovesciare come quando facciamo una cheesecake. Come sempre io andrò un po' a occhio, sperando di fare meno pasticci possibile. Voilà. Allora, questa torta, quando cucinerà, vedrete che si alza, si gonfia, proprio si alza. Quando la andremo a sfornare, mentre si raffredda, si andrà ad abbassare. Questa è una torta senza lievito. Ok, direi che più o meno ci siamo. Oh, voilà. Ora non ci resta che livellare. Forno 160 gradi, un'ora, un quarto, un'ora e mezzo. Ha una cottura lunga, lo so, però le cose buone si fanno desiderare. A dopo. Ecco, ora sono 45 minuti che sono su, vedete come si alzano, ma quando poi le andremo a togliere si raffredderanno, si abbasseranno della metà. Ora sono cotte, vedete, fanno delle crepe, anche quella sotto, sono cotte, ora le tolgo e le vado a far raffreddare. Ecco, così si presentano, sono due minuti che le ho tolte, vedete, iniziano già ad abbassarsi. Ecco qua le nostre torte, vedete, una l'ho già tolta, vedete, che bella. Rimangono queste crepe, avete visto come si è abbassata dopo la cottura? Questa la vado a sfornare, ora vi faccio vedere come fare. Con una lama, una spatola, un coltello, andiamo a fare il giro, così, ci assicuriamo che sia staccato bene, apriamo la cerniera dello stampo e ce la troviamo così. Ora la dobbiamo mettere su un piatto. Io ho questa spatola lunga che mi aiuta, oppure una lama di un coltello un po' largo, e andiamo a girare un po' sotto. Comunque la quantità di burro, vedete, già scivola. Basta avere un piatto vicino e voilà. Ecco qua. Ora la puliamo. Se ci sono delle briciole, ok, zucchero a velo, che spettacolo, guardate che meraviglia, una torta antichissima ma con queste varianti dei biscotti al cioccolato, anche questa. Una volta fredda, adesso queste sono quasi fredde, che la mangiamo, quella che avanza è bene tenerla in frigo, se in pieno inverno casomai no, ma comunque avendo la panna e la ricotta, ora andiamo a tagliare una fetta, perché ve la voglio far vedere come viene dentro.
assomiglia come una cheesecake cotta. Guardate un po', perfetta. È una meraviglia, si scioglie in bocca. E avere quella, il cambiare invece dei biscotti digestivi o biscotti secchi, mettere dei biscotti al cioccolato, tipo i pandistelle, quei biscotti lì, o i gran cereali che hanno le noccioline, quando lo andiamo a mangiare, che è una torta tutta così morbida, ci sta bene che ci siano queste noccioline da masticare. Bene, anche questa ricetta ve l'ho passata, questa è un tesoro nelle mie ricette, e se passi di qui per la prima volta e ancora non mi conosci, io sono Cristina. Se ti vuoi iscrivere al mio canale mi fa piacere. Bene, ci vediamo alla prossima. Ciao!